Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È sera e sto per fare la mia maschera viso sbiancante e purificante per togliere sia i punti neri che le macchie. Sapete che io sono molto fissata col togliere le macchie. Questa maschera io la faccio sia sul viso che sulla schiena perché ho due piccole macchioline che ogni tanto si riformano e che quindi schiarisco il più possibile. E questa maschera riesce e mi dà l'opportunità di, diciamo, attenuare queste macchie anche dopo aver preso il sole, anche dopo l'estate, per cui quando la pelle è più soggetta a rimacchiarsi. Iniziamo subito. La prima cosa che ci serve è semplicemente un cucchiaino di miele. Il miele sapete che ha tantissime proprietà e io lo adoro in tutte le mie ricette. Poi andiamo ad aggiungere del succo di pomodoro. Ho fatto un mezzo disastro, ma vabbè. E un pochino anche di succo di limone, non tantissimo, ma un pochino. Vado a rimescolare. Se l'avete in casa potete aggiungere un po' di curcuma, ma io oggi non l'aggiungo perché voglio pensare a tutte quelle persone che devono fare una ricetta fai da te veloce a casa e che quindi non hanno la curcuma. Se l'avete, comunque un cucchiaino va benissimo. E poi la vado ad applicare sulla pelle, in questo modo sulla mia macchia, ma potete applicarla benissimo anche sull'intera zona. L'importante, come dico sempre quando c'è il pomodoro nelle ricette, è di utilizzare questa maschera la sera o comunque in giorni dove non c'è particolarmente sole, perché il pomodoro con il sole potrebbe dare una reazione allergica, per cui vi consiglio di applicarla la sera prima di andare a dormire, oppure insomma in giorni dove il sole non c'è, perché altrimenti rischiate questa reazione allergica che è dovuta ai raggi solari. Non è una ricetta che ha particolari controindicazioni, però insomma i raggi solari potrebbero alterare la ricetta. E nulla, voi applicate questa maschera, poi la lasciate agire un 10 minuti e andate a risciacquare con acqua tiepida e vedrete che la vostra macchietta in una settimana inizierà comunque a diminuire fino a sparire, ad attenuarsi veramente tanto. Io la consiglio sempre anche a mia mamma che ha una macchiolina sul viso e devo dire che quando utilizza questa ricetta la macchia tende proprio a scomparire, anzi, quelle più piccole scompaiono. Proprio, si sa che con l'età, soprattutto sulle mani o sul viso, si è tendenti ad avere qualche macchiolina in più e quindi vi consiglio questa ricetta che fai da te, è facilissima e non ha tantissimi ingredienti e soprattutto sono tutti ingredienti molto reperibili. Io spero di esserti stata utile, ti mando un grosso bacio, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e lasciami un commentino qui sotto e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!